Le vignette di Dago si avventurano nella Pesaro rinascimentale. Uno dei fumetti più amati in Italia e in Sud America, edito da Lancio Story, ambienta la sua prossima storia in uscita in edicola il 19 ottobre, proprio attorno al porto di Pesaro. Dago è un personaggio nato nel 1980 dalla penna del paraguayano Robin Wood e racconta la vita del nobile veneziano Cesare Renzi, che dopo una serie di peripezie viene ridotto a schiavo e ribattezzato Dago per via della daga conficcata nella schiena. Dopo 40 anni di pubblicazione, negli ultimi mesi l'editoriale Aurea ha deciso di muovere il personaggio nel territorio italiano con le cosiddette storie a trazione italiana che ci vengono illustrate da Gianluca Piredda, autore della storia di Dago ambientata a Pesaro. Le cosiddette storie a trazione italiana nascono dalla voglia di far muovere maggiormente Dago nel nostro territorio. Insomma, un'occasione per raccontare uno spaccato di storia delle regioni, le tradizioni, qualche volta le leggende, facendo così conoscere al nostro pubblico fatti e personaggi spesso poco noti ma importanti, come nel caso di Grazia Nasi. Dopo 40 anni di vita editoriale, Dago continua a conquistare i lettori perché è un eroe classico, da romanzo, con una vita vissuta intensamente. Lui nasce a Venezia, come nobile, è vittima di una congiura, viene tradito, finisce schiavo e via via diventa giannizzaro e gira letteralmente il mondo, incontrando la storia. Grazia Nasi fu infatti una delle donne più influenti del XVI secolo. La storia a lei dedicata si intitola L'Ebrea errante e Piredda ci spiega le ragioni della scelta dell'ambientazione pesarese. Pesaro era l'ambientazione perfetta in cui iniziare questa avventura di Dago. Infatti è qui che Grazia Nasi dirottò i suoi traffici mercantili e commerciali con l'Oriente dopo aver boicottato il porto di Ancona. In questo periodo venne costruita anche la sinagoga serafita. Donna Grazia è stata una delle donne più importanti e influenti della propria epoca. Coraggiosa, potente, non si è mai arresa alle tante situazioni complicate che ha dovuto affrontare. Insomma, una donna interessante che andava raccontata.